Buongiorno ragazzi, oggi vi farò vedere come usare Omnisphere, come fare sound design con Omnisphere. Io sono Angelo, ho studiato musica elettronica a Napoli, certificato Ableton e Cubase. Allora, Omnisphere si presenta in questo modo. Noi appena lo agganciamo, diciamo appena lo apriamo, ci apre questo suono. Questo suono che è comunque quello classico, originale. Ok. Alziamo un po'. Ok, allora, questo Omnisphere qua si presenta con quattro, diciamo, io li chiamo canali, ma questi sono i, diciamo, vari layer, sono quattro layer in cui possiamo creare quattro combinazioni di suoni diversi in modo da creare un bel suono. Diciamo, non è proprio una combinazione, però sono quattro slot dove possiamo creare i nostri suoni. Prima Omnisphere si presentava solo con A e B, ora con la versione 2.5, 2.6 in su ci dà la possibilità di fare un layer a quattro suoni, quindi ancora più aggressivo. Allora, Omnisphere si presenta così. Questo è il suono classico. Vogliamo tenere questo? Va bene, teniamo questo qua. Allora, ora faccio andare. Io ho creato qua una clip MIDI. Così. Aspettate un attimo. Allora. Ok, questi qua li posso togliere. Ok, allora, e quindi lui suonerà così ora. Passiamo un po' la drum. Apre così. Allora, vediamo un pochettino come creare un suono. Allora, questo qua sembra molto scarno, diciamo, quindi allora noi andiamo ad agire sugli envelope, sulla DSR, cioè Attack, Decay, Sustain e Release, che sarebbe l'attacco, quanto tempo ci impiega per agganciare il suono, diciamo l'attack del singolo suono. Il decay, il decadimento, cioè quanto tempo impiega per, diciamo, per decadere il suono. Il sustain sarebbe, diciamo, un volume, cioè quanto tempo impiega a rimanere con il volume alzato. E il release, il tempo di rilascio, cioè quanto impiega per ritornare al punto iniziale. Allora, noi qua mettiamo un sustain piccolissimo, quasi a zero. Sentite già con il decadimento. Lo portiamo quasi a zero, in modo che diventa quasi un suono percussivo. Ok, già questo sembra molto. Ok, allora vediamo un pochettino. Aggiungiamo un suono. Magari qua possiamo metterlo a meno 24, che diamo una cosa di basso. Sentite come cambia. Qua se è troppo alta la batteria. Allora, qua magari va bene così, però possiamo chiuderlo con un po' per fare, diciamo, una cosa di basso. Allora, qua è la sezione FX. FX, allora, qua ci permette di mettere gli effetti o sui singoli canali o, diciamo, in un'uscita common, sarebbe tutti insieme. In pratica, se voi caricate un effetto qua, suonerà su tutti e quattro, anzi su tutti e cinque, comunque su AUX. AUX, se avete qualche uscita esterna che è collegata ad Omnisphere, qui potete aggiungere degli effetti. Allora, noi andiamo a mettere un filtro sul canale A, perché
adesso sta funzionando solo questo. E mettiamo un bel filtro. A me piace assai il power filter. Ok. Già. Allora, andiamo sul canale B. Qua che mettiamo? Proviamo a scegliere. Allora, qua aspetta, qua che c'è una So Square Bright. E qua teniamo questa proprio, una Moog Modular. Ok, vediamo un pochettino. La dobbiamo attivare, i layer. Vanno attivati nella sezione layer qua. Lo attiviamo. Ok, ora ci dà questo suono molto. E lo abbassiamo. Questo è il volume del singolo suono. Del singolo suono. Ok. Andiamo sul canale 2 per farci questo suono. Allora, magari qua potremmo mettere meno 12. Ok. Già sentite come è molto più caloroso. Questa funzione analog, diciamo, emula un po' di analogico. Sentite già, questa sarebbe la simmetria dell'onda Saw. Quindi guardate come cambia e cambia anche sonoricamente. Così già pure è più bello. Ok. Sì. Ok, shape, vediamo un po' di. Ok. Un po' più percussivo. Ok. Già con questo sembra anche carino. Ora andiamo a prenderne altri due. Qua ci possiamo mettere che cosa? Un triangolo. Vediamo come sono. Anzi, prendiamo una Digital Wave Devo. Una Vox. Vediamo di emulare una voce. Vediamo. Ok, ora non funziona perché la C è spenta. La dobbiamo accendere. Ok. Abbassiamo di volume. Ok, ora da qua andiamo sempre ad agire sugli effetti, diciamo sul layer, che dobbiamo regolare perché è troppo lungo, quindi questo. Vediamo un po'. Anzi, no. Lo metto più. Ok. Ok, queste in pratica sono le varie scale che possiamo utilizzare. Se vogliamo, questo synth mo è 8 voci, vogliamo metterlo a 64, però carica di più sulla CPU. Un'ottava, meno 1 facciamo. Ok, no, proviamo 12. Diciamo ti dà tutte le onde, diciamo le waves che possiamo scegliere per crearci il suono. Ma manco questo mi piace. A mettere un junkie. Ok, allora, qua sta
questa sezione ti permette di modulare questo suono, quindi che facciamo? L'attiviamo e gli diamo un LFO, gli assegniamo. Ok, gli abbiamo assegnato un LFO, ora lo facciamo oscillare un pochettino. O gli vogliamo del filtro che fa resonance, di cutoff, ok. Però qua non va. Questo si sposta perché... Ok. Ci fa vedere che questo si sposta, però non si sente molto. Allora vi faccio sentire con un oscillatore. Pitch, proviamo a vedere. Senti come cambia. Ok, però vabbè, no, facciamo un morphing modulation. Allora, vediamo un oscillatore o un LFO. Vediamo. Vediamo questo. Però si sente la differenza. Questo è perché si sta mettendo, ma questo comunque dobbiamo mettere un LFO, vediamo un po' LFO 1. Sentite come cambia. Ok. E questo gli abbiamo dato un po' di emulazione. Vediamo con questo, mettiamo un po' di noise, giusto per creare un, diciamo, dare un po' più senso di analogico. Però così è troppo alto. Abbassiamo il volume del singolo suono e andiamo sul D al decay. Ok, sentite già come sente. Ok, ora possiamo mettere un bel arpeggiatore, però non mi funzionerà un po' strano perché ha le note corte, quindi sentite come funzionerà. Non va. Ok, allora mettiamo song position. Non va. Ne mettiamo. Dobbiamo mettere legato. Ok. Però così non sta andando l'arpeggiatore. Ora vi faccio sentire come va. Ok. Ok. E questo è l'arpeggiatore, però possiamo allungarcelo da qua, prendi e distendi, che ne so, vogliamo 16 battute. Ok, tu qua lo possiamo attivare, lui ce li dà chiusi. Questo è lo speed.
Con questo allunghiamo la lunghezza dei singoli. Guardate come cambia. Ok, sentite come cambia. Ok. Qua c'è la possibilità di usare preset. Ognuno se li sceglie come vuole. Ok. Proviamo a prendere uno. Vabbè, uno qualsiasi. Corto. Qua mette più 10 perché si trova, sarebbe al semitono più 10, diciamo più 10 semitoni, che lo possiamo mettere anche qua, perché facciamo così, tasto destro, slide, mettiamo, che ne so, più, diciamo più 3. Senti come cambia. Però così non ci sta. Mettiamo l'OS, vediamo. Mettiamo. Ok. Però questo non. Proviamo a mettere un altro. Bass line, vediamo un po'. Vedete com'è bello così. Questi sono vari effetti che potete fare, sempre tasto destro e ve li scegliete qua l'effettistica che volete dargli. Ok, quindi questi sono quelli preimpostati, che anche sono belli, per carità. Questa è sempre la sezione per fare i suoni, raga. Qua potete, allora, se noi qua, che ne so, magari non vogliamo il noise, allora se noi mettiamo nella sezione synth, noi qua ci dà quelli classic waveform, i timbri analogici e le, diciamo, la forma d'onda digitale, quindi echo, overtones, vox, warm, calore. Quindi, però, se non vogliamo questi qua, noi possiamo usare il sample, cioè in pratica fa tipo come Ableton, che fa il sampler o simpler. Cioè in pratica noi usiamo un sample, c'è un suono già creato da loro, da Omnisphere, e lo andiamo a creare qua. Che cosa vogliamo mettere? Una voce umana? Allora, prendiamo una qualsiasi. Sentite com'è. Però mo si sente basso, per quale motivo? Perché qua è a minimo. Guarda. Vogliamo tenere solo questi due, però su arpeggiatore mi piace. Ok, qua è un tono, mettiamolo 2, 3, anzi 2. Ok, e già ci siamo cominciati a creare un suono che è il nostro, quindi non abbiamo preso i classici suoni che ci danno loro, che sono bellissimi, per carità, nessuno mette in dubbio, però almeno ci siamo creati un suono da zero noi. Qua c'è l'uguale temperamento, quindi qua in pratica che significa? La forma delle sì, ma della scala, quindi noi vogliamo usare la scala africana, la scala kalimba, microtono, noi di solito la nostra è qual tempera, quella la classica, altrimenti c'è questa qua modern, oppure arabic, dipende da quello che state suonando. E quindi proviamo a mettere una africana, così faccio vedere la differenza. Sentite come cambia. Perché uso una scala carimba a D, ok? Qua possiamo mettere la velocità di questa scala, diciamo quella della ripetizione di questi suoni. Ok?
grazie per aver visto il mio video, vi saluto, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale per ulteriori video su Omnisphere, Sound Design, Logic, anche Cubase non ce l'ho, quindi ho il certificato, però uso molto Ableton e Logic pure. Quindi se avete domande non esitate a contattarmi. Vi ringrazio per aver visto il mio video. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ragazzi.